a conclusione di questa bella manifestazione, che è poi la prima edizione di Babbo Running, tracciamo un bilancio, com'è andata, è soddisfatto anche l'amministrazione comunale? Ma innanzitutto è stata una bella giornata, perché se avesse piovuto non sarebbe andata così. Insomma, ci sono stati diversi partecipanti, è stata una cosa molto simpatica e anche qui vogliamo cominciare una tradizione, cioè questa è la prima edizione, vogliamo portarla avanti nel tempo e, come abbiamo detto, per questo mese di dicembre saranno tante le manifestazioni che cercheremo di organizzare per rendere sempre vivo il nostro centro cittadino. Quindi l'obiettivo è organizzare anche cose simpatiche come quella di oggi, che credo ha portato una mattina di allegria, perché la corsa di insieme, insomma, di tanti Babbo Natale, ma di papà e di bambini, di figli insieme, è una cosa simpatica e credo che abbia regalato a tutti noi una mattinata molto carina. Siamo con Barbara Pepe, vicepresidente dell'associazione ABC Acropoli Bene Comune e organizzatrice di questa bella manifestazione. Ringraziamo tutta la popolazione di Acropoli e tengo a sottolineare che questa manifestazione, alla prima edizione ad Acropoli, proprio oggi 8 dicembre viene tenuta anche a Novara, in contemporanea, viene tenuta a Novara alle ore 13 presso il centro città. E poi nei prossimi giorni sarà tenuta anche nelle altre date che sono indicate nel volantino. E come organizzazione tendiamo a sottolineare che abbiamo lavorato un pochettino, ed è giusto che sia così. Cerchiamo di programmare anche per gli anni successivi, di continuare le prossime edizioni della Babbo Running, che penso che è riuscita abbastanza bene. E siamo con Michele Pizza, che fa parte dell'organizzazione di questa bella manifestazione, prima edizione di Babbo Running. Allora, soddisfatto per la partecipazione e per la riuscita di questo evento? Sono soddisfattissimo per la partecipazione. Voglio dire che l'associazione Pegasus, insieme all'associazione ABC, con la collaborazione anche da dietro le quinte di Fratelli d'Italia d'Acropoli, del partito del quale mi onoro di essere io il rappresentante cittadino, ha voluto fortemente questa rappresentazione ad Acropoli per la prima volta, in quanto in tutte le città d'Italia e in parecchie città d'Italia dove si è svolta questa manifestazione ha avuto un grandissimo successo, soprattutto per un fatto semplicissimo, che con pochissimo investimento si riesce a coinvolgere una popolazione così vasta. E non è necessario a volte spendere tanti soldi per portare dei risultati così. Mi sento anche di apportare poi, come nei prossimi anni, una collaborazione molto più profonda e proficua. Ringrazio anche il fatto che Acropoli risponda a queste manifestazioni così semplici, così popolari, ed hanno un risultato così enormemente così forte.